Ciao amici, sono in treno, me ne vado a Milano, ho una convention, quindi vado a studiare un po', tanto per cambiare. Sono entrata ora a Pistoia, devo fare un cambio e poi arrivare a Firenze. Bellissimo, non me l'aspettavo, non ho mai preso questo treno. Sono abituata a prendere sempre Frecciarossa, invece questo è un bel regionalino, molto carino. Allora, io vi parlo del treno perché mi è venuta in mente una cosa, no? Ovviamente sto facendo il video con il cellulare. Molte delle persone soffrono l'ansia a fare delle cose, no? Specialmente gli spazi chiusi come l'aereo, come il treno, ma così come gli ascensori, tante cose. Io ve lo posso raccontare perché sono una delle tante che ha sofferto e a volte, se è sotto stress, ne soffro ancora qualche volta. Tante volte mi domandano la cosa che accade in questi stati di attacchi di panico, perché sono così poi che si chiamano, è la via d'uscita, il trovare la via d'uscita, tenere sotto controllo la via d'uscita. E tante volte mi chiedo, ma la via d'uscita per andare dove? Per scappare dove? Sto tanto bene qui seduta su questo treno, in questo vagone, al calduccio. Amici, non c'è da scappare proprio da nessuna parte. Dove si deve scappare? Stiamo qui nel presente. Respiriamo. Ora mi fanno passare per matta. O matta sono, comunque. Però veramente non c'è da scappare da nessuna parte. Rimaniamo nel qui e ora. Guardiamo, osserviamo, sentiamoci, respiriamo, portiamo aria all'interno e tutta l'ansia, gli attacchi di panico, passa tutto. Cerchiamo di distrarre la nostra mente, la mente ci mente, è una bugiarda assassina di sogni e di creatività e ci limita. Invece è così bello viaggiare, spostarci, mettersi alla prova, rimanere soli per mettersi alla prova, che bello! E viene fuori tutta quell'adrenalina e dici che lì per lì ti sembra è ansia e ti fa una grande paura, ma quando poi salti il cervello ti manda endorfine, tutto quello che è la droga pura naturale che ti porta all'eccitazione più totale, no? Quindi alla conoscenza di te stesso e ti aiuta a conoscerti meglio. Quindi buttatevi qualche goccia di rock rose, un bellissimo fiore di Bach che ti aiuta proprio nei casi di paura e di attacchi di panico motivati da qualche cosa, quindi sapete qual è la paura che provate, e buttatevi, andate oltre i vostri limiti, mettetevi alla prova e state con voi stessi, che siete la compagnia più bella che potrete mai trovare ed avere nella vostra vita. Vi abbraccio, un bacio, ciao a tutti.